Bene, credo allora che sia chiaro quello che abbiamo detto adesso e voi capite che è un discorso molto importante anche dal punto di vista, come dire, dell'aiuto che noi siamo chiamati a dare come educatori. Voi pensate quanto questo possa diventare importante nella formazione dei giovani, formare una coscienza. E formare la coscienza vuol dire, ripeto, non solo dare dei criteri oggettivi, che possono essere appunto, prima ancora dei testi di teologia morale, la coscienza del credente nasce di fronte alla Pasqua del Signore, perché la Pasqua di Gesù ci dà il criterio fondamentale della formazione della coscienza, cioè il criterio del gesto di amore disinteressato. Dunque è buono ciò che significa dono di sé. È buono ciò che significa offerta di sé, dono di sé all'altro, dono di sé disinteressato. Dunque sto amando una persona, ecco, amare una persona, ma non per il ritorno che mi viene a me. Amare una persona, potremmo dire, amarla per metterla in grado di amare gli altri più di quanto ami me. Ecco, bello, allora uno sta formando una bella coscienza, che coscienza, sensibilità affettiva, no? Dunque io amo una persona, ecco, amarla bene vuol dire amarla in modo tale che questa persona possa amare gli altri più di quanto ama me. E dunque, ecco, un criterio pasquale, che è la coscienza del figlio in fondo, no? Colui che si sente, uno che fa così non è perché è un eroe, ma perché sostanzialmente si sente già amato, è figlio. Dunque non vive le relazioni per rincorrere affetto, per raggiungere la certezza di essere amato, perché questa certezza ce l'ha già. Capite? Il figlio è colui che è già sicuro dell'amore, è già stato amato. Ecco, allora diciamo i criteri fondamentali sono, dal punto di vista del contenuto, la Pasqua di Gesù, dal punto di vista della modalità, dal punto di vista della modalità è aver imparato a stare attenti a se stessi, aver imparato, se volete, a fare bene l'esame di coscienza, che vuol dire porsi le domande giuste, non vuol dire una cosa da bambini, contrario. È la persona che ha imparato, è la persona veramente intelligente, che ha imparato a porsi le domande giuste. Ecco, dunque, molto importante questo per quanto riguarda l'aiuto che noi siamo chiamati a dare per la formazione della coscienza, per la formazione delle varie sensibilità. E ripeto, guardate che un processo formativo in fondo è un processo di formazione delle sensibilità. La sensibilità è esattamente l'area su cui lavorare nella formazione. Dunque non basta lavorare solo sull'area dei comportamenti, dei gesti esterni, ma occorre lavorare sull'area della sensibilità, che è l'area che poi si manifesta appunto nei gusti, nei desideri, nel palato, no? Sentire quella cosa è bella, è giusta, è santa, è attraente, è lì che deve cambiare la persona. E in questo senso, appunto, è bella quella formula biblica, avere in noi i sentimenti del figlio, che vuol dire la persona matura è la persona che ha la sensibilità del figlio Gesù, ha la sua sensibilità. Non semplicemente la persona che così fa i grandi gesti eroici, ma è la persona che ha convertito la sensibilità. Convertire la sensibilità è un bell'affare.